iniziato a fare MMA non sapevo cosa fosse. Io ho iniziato a fare MMA per tornare a concentrarmi su un qualcosa e lasciare i problemi lì fuori. Ho iniziato per gioco perché ho ritrovato un mio amico Sasha che faceva tutto con noi quando eravamo piccoli, quindi siamo cresciuti insieme. E mi ha detto: dai Mara, vieni a provare a fare MMA. E da lì ho provato a fare la mia prima garetta, ho provato a tornare a stare in gruppo, tornare in palestra. L'MMA è anche, mi ha dato tante soddisfazioni e mi ha fatto tornare a sorridere. Questo spazio di lotta è interessante perché giochiamoci un po'. Io la gabbia prima era un problema, invece adesso è la mia vita. E la gabbia ti mette a confronto con te stessa, la gabbia ti costringe a confrontarti con chi è di fronte, la gabbia ti costringe a tirar fuori la tua forza, la tua energia, ci sei tu dentro. È vero che abbiamo un angolo dove comunque si ascolta, giustamente ti prepari per questo, per combattere, cioè ti prepari. L'MMA è violento dai punti di vista, c'è una fase in piedi, una fase intermedia, una fase in piedi dove ci sono pugni e calci, la fase intermedia quindi la parte di magari di wrestling, di lotta, e una parte a terra che è la parte di Brazilian Jiu Jitsu. In questa parte a terra, nella parte intermedia, ci sono sempre pugni, ginocchiate e calci. E quindi violento può essere sicuramente un pochino, non è uno sport, dici ok vado a fare danza magari che non è, c'è comunque il contatto fisico, è un po', è uno sport duro. Però non credo sia violento, perché la violenza è quella che si fa al di fuori della gabbia. Nella gabbia è uno sport dove comunque ci sono delle regole e quindi vanno anche rispettate. La femminilità e l'MMA secondo me si incontrano. La femminilità la porti anche sul tatami, perché la voglia, il sorriso, la voglia di l'energia femminile, la positività la porti anche sul tatami. Però giustamente sul tatami non ti puoi mettere una donna, quindi sei obbligato a mettere un vestire che è quello per allenarsi. La parte mentale nello sport da combattimento è essenziale perché abbiamo un'esplosione di emozioni. La testa poi è molto importante, perché nella parte di camp sembra che tutto non vada bene, normale, però è una parte importante lavorarla giustamente con chi ci segue. In questo caso mi seguiva Andrea e mi ha aiutato tanto, una parte che è importante, perché come ho passato un anno un po' tra alti e bassi è riuscito a mettermela in piano, nel senso con energia positiva. No, gli Stati Uniti mi rappresentano un ricominciare, una vita nuova, un nuovo cammino, un sogno che si è realizzato pur non sapendo all'inizio tanto diciamo dell'America, e una nuova Mara, come mi chiamano, Mara Maravilla. E io inizio judo a 3 anni, inizio judo con mio fratello e mia sorella. Beh, 3 anni comunque giochi, però era un po' il raccogliere insieme, stare in gruppo, fare dell'attività. Perché? Perché comunque a scuola, avendo la pelle più olivastra, avendo la mamma ondoregna, essendo così come ci chiamavano diversi, è una parte di salvezza, una parte di protezione, dove comunque sei sul tatami, quando sei sul tatami siamo tutti uguali. Il bullismo secondo me è una parte dei bambini che hanno un qualcosa che non va in loro e la sfogano su altre persone. Questi segni, questa bandiera, che è la bandiera di mio nonno, è una bandiera con cui mi ha cresciuto, è una bandiera che mi ricorda la famiglia e l'appoggio che mi davano prima e che mi danno adesso più di prima. E la porto con me e la porterò sempre con me. E questa combatto con la bandiera italiana, però combatto con le due bandiere, perché sono comunque la prima italo-honduregna che riesce a stare in questo circuito. E infatti questa volta ho combattuto il bianco. Il bianco è il comune nelle due bandiere, sia l'italiana che l'honduregna. E beh, l'Honduras è sempre con me. L'America è il sogno, l'America è la nuova vita. È vero che è una nuova vita e potrebbe rappresentarmi proprio per il fatto di racchiudere queste etnie, queste razze, questo misto di paesi. Tutti abbiamo un passato,
abbiamo un passato che chi è una persona pubblica viene reso pubblico, chi è una persona normale rimane nascosto. Non nascondo il mio passato, perché il mio passato mi ha fatto crescere, mi ha fatto diventare una persona migliore e mi ha dato una possibilità che è quello dell'MMA, perché non so se io... Se non fosse successo nel mio passato, non so se avrei iniziato MMA e non so se sarei riuscita ad arrivare a questi livelli. Vivo questa voglia di dimostrare di poter essere una persona migliore di quello che è. Spero di essere un esempio per le persone che vogliono essere migliori o persone che hanno passato magari la stessa cosa o una cosa simile. Io sinceramente non sapevo che non potevo partecipare a gare con scritta Cody dopo quello che era successo, e io volevo veramente, sono tirata via le mie soddisfazioni, sono tirata via il fatto di riuscire a partecipare ai mondiali e questa possibilità di andare in UFC è arrivata tramite la mia famiglia, i miei amici, le due palestre con cui mi hanno per sempre preparato, che sono il Mixer Martial Pro Team, la Ludus Magnum, e far parte dell'America Tutti, ma avevo solo una possibilità e questa possibilità l'ho colta al volo, perché il primo obiettivo era quello di entrare a fare parte dell'America Tutti e il secondo obiettivo era quello di combattere in America, e così è stato. Così è stato, ho fatto il mio primo match in Kansas City con Invictus, il mio primo match in UFC e poi ho fatto il mio secondo match a North Charlotte. Vi rispondo che non è... Ho questo divieto di non riuscire a fare le gare in Italia, di competere in Italia. Spererei un giorno di riuscire a farlo, però in questo momento non è possibile. Mi prendo questa squalifica che ho, come tutti magari pensano, del fatto dell'antidoping. Sono stracontrollata da USADA e quando è stato il momento di entrare in UFC i controlli sono stati fatti e il mio passato ha portato questa... sono sovrapposto un po' alla vita reale di quello che è lo sport. E quindi di conseguenza il fatto di non riuscire a competere per cosa? Per quello che è successo nel mio passato, del momento brutto che ho passato nella vita reale e non dello sport. E questo è quello che la gente pensa, che sia per antidoping, dopo di che sono sempre risultata comunque negativa e non ho mai fatto uso di doping. E quello che mi piaceva spiegare è che non è questo. Si sono proprio sovrapposte sport e vita reale. Guardo dove ero prima e guarda dove sono adesso, e grazie alla MMA per questo.